Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda sessione del programma di formazione Linus dedicata, diciamo, 2018-2019. Oggi è una sessione integralmente dedicata alla riclassificazione dello stato patrimoniale. Ricordo, per chi magari non ha avuto modo di partecipare alla precedente sessione, che la scorsa sessione è stata dedicata alla riclassificazione del conto economico ed è stata tenuta appunto dal collega Stefano Carrara. Oggi invece affrontiamo questo tema che è un po' un tema spinoso quando si parla di riclassificazione insieme a Pierpaolo Quaranta che oltre adesso ci racconterà bene lui. Ci senti Paolo? Sì, tutto bene. Mi Perfetto. sentite E adesso ci racconterai meglio tu la tua esperienza, però appunto oltre ad aver avuto una lunga esperienza nel mondo del private equity, quindi aver valutato tantissime imprese, oggi è amministratore delegato della Giordano Vini, che è un'azienda di cui oggi vedremo un pochettino la storia attraverso l'analisi dei dati contabili e quindi in particolare dello stato patrimoniale. Ricordo che il programma della sessione, diciamo, il programma di formazione è online. Ed è raggiungibile attraverso il nostro sito linus.it e potete vedere, adesso lo sto scorrendo le pagine, quelli che sono le date e i vari argomenti. Cercheremo per ogni sessione appunto di coinvolgere dei professionisti che tutti i giorni si occupano di questi temi e quindi possono portare, come oggi farà Pierpaolo, la loro esperienza. Io rubo ancora un minuto prima di introdurre Pierpaolo per guardare rapidamente l'agenda di oggi. Fondamentalmente cercheremo di toccare questi argomenti che vedete nei sei bullet point, quindi guarderemo rapidamente la Giordano Vini e chiederemo appunto a Pierpaolo di commentarne un po' i risultati. Ragioneremo un attimo su quello che è il significato della riclassificazione e in particolare dello stato patrimoniale. Andremo a vedere quali sono le problematiche che incontra un professionista quando si parla di analisi dei dati contabili e quindi quali sono le possibili e diverse fonti che si può trovare a riclassificare. Sicuramente il bilancio civilistico, ma vedremo che ci sono e ci possono essere altre casistiche, a volte anche un pochettino più spinose. E ci dedicheremo gran parte, direi almeno una mezz'oretta, alla rilettura dello schema fonti impieghi, che dal punto di vista dell'analisi gestionale è uno dei schemi principali, e vedremo proprio nel dettaglio come si riclassifica e quali sono eventualmente le problematiche che si incontrano. E alla fine, oltre a fare una serie di esercitazioni, eventualmente sollecitati anche come al solito dai vostri input, dalle vostre richieste, andremo a vedere quali sono i punti di attenzione. L'abbiamo detto varie volte, non esiste un modo unico di riclassificare un bilancio, né in termini di conto economico né di stato patrimoniale, ma è necessario effettuare tutta una serie di scelte che sono legate al singolo caso che si vuole andare ad analizzare e che hanno l'obiettivo di rappresentare nel modo più adeguato possibile l'azienda attraverso i numeri e quindi la storia contabile dell'azienda. Io ti darei, Pierpaolo, immediatamente la parola per raccontarci un attimino il tuo profilo, che credo sia fondamentale e molto utile per i partecipanti conoscere, e poi se ci racconti, prima di entrare nel merito dei numeri, la storia della Giordano Vini, insomma, almeno per quanto riguarda gli aspetti salienti. Sì, buongiorno a tutti, sono Pierpaolo Quaranta, sono amministratore delegato della Giordano Vini da circa 2 anni, da fine 2016. In precedenza, io ho iniziato la mia carriera nel 98 dopo la laurea in economia a quella che allora si chiamava Arthur Andersen, era una gloriosa società di revisione, quindi ho iniziato a vedere i bilanci lì, analizzarli, sfogliarli, mettere spunte sui numeri. Dopodiché ho proseguito la mia carriera a partire dal 2001-2006 nell'investment banking, per poi dal 2006 in poi lavorare per società di gestione risparmio italiane attive nel private equity, fino appunto al 2016. Quindi dopo aver visto i bilanci, nell'ambito della mia carriera ho investito direttamente nel capitale di aziende private, rilevandone la maggioranza, la minoranza, seguendo progetti di sviluppo delle imprese partecipate. Tra queste, nel 2007, la Giordano Vini, di cui poi 9 anni dopo sono diventato amministratore delegato. Quindi ho avuto un'esperienza molto forte nell'analisi numerica,
che poi col tempo si è trasformata in collegamento di quello che indicano i numeri dei messaggi che ti dà la lettura dei numeri all'interpretazione del business e poi a trovare dai numeri variabili chiave per guidare, interpretare il business e prendere decisioni sul business e organizzative aziendali. Chiaro. Per entrare un po' nel merito, nel frattempo noi stiamo scorrendo alcuni numeri dell'azienda, in particolare gli ultimi 3 anni, con alcune indicazioni sia appunto del conto economico e dello stato patrimoniale e quant'altro. Se dovessi scegliere due o tre informazioni principali che vai a guardare quando analizzi i dati contabili o i bilanci di un'azienda che chiaramente non conosci, non di quella che gestisci, quali sono questi elementi che vedi un po' a cui dà maggiore priorità o maggiore peso, se vogliamo? Pronto? Ti abbiamo perso, Pierpaolo? No, ti sentiamo adesso molto, molto lontano. Adesso un pelo meglio, ma succede qualcosa per cui si sente molto lontano. Riprovo un attimo. Pronto? Adesso sì, quindi. Stacco tutti i collegamenti eventualmente che possono interferire Adesso con si la. sente perfettamente, quindi probabilmente ti sei avvicinato molto anche al microfono. Quindi non so se hai sentito la domanda. L'ho sentita bene. Perfetto. Quindi sicuramente uno sguardo al conto economico, quindi al trend di crescita dei ricavi e alla marginalità dell'azienda. Tuttavia, per capire come posso dire, la salute di un'azienda occorre guardare anche lo stato patrimoniale, come si muove lo stato patrimoniale, perché all'interno dei margini aziendali che noi vediamo sul conto economico, a livello ad esempio di EBITDA, si possono annidare no, tecniche o diciamo, come posso dire, non maquillage perché è una parola brutta, però politiche contabili a livello di stato patrimoniale che appunto determinano l'andamento della redditività. Quindi Chiaro. in questo contesto, per venire poi anche all'argomento del webinar di oggi, è fondamentale leggere lo stato patrimoniale riclassificato, perché ti consente, leggendo un anno dopo l'altro, di vedere come si sono mosse le variabili operative dell'azienda. Chiaro. Quindi. Io spezzerei in due quello che ha appena detto, secondo me è molto interessante. Tu dici, innanzitutto do uno sguardo al trend appunto economico dell'azienda e guardo un pochettino quali sono le marginalità e quant'altro. So bene che il bilancio può essere oggetto di una serie di operazioni che in qualche modo possono, anche semplicemente per delle scelte di classificazione, possono nascondere o mettere in evidenza alcuni aspetti che invece per il valutatore sono interessanti. E fermiamoci un attimo a questo e poi appunto passiamo al tema dello stato patrimoniale. Guardiamo rapidamente questa tavola, è interessante vedere come dal 2012 al 2017 c'è un andamento, si vede dalla riga questa in grigio, no? Dei ricavi abbastanza, se vogliamo, stabile, con delle lievi crescite e poi delle lievi flessioni, però insomma l'azienda rimane più o meno sempre attestata in un intorno dei 100 milioni. Quello che salta subito agli occhi, insomma, guardando questo trend, è che nel 2013 è successo qualcosa, no? Per cui per qualche motivo, no, le marginalità sono andate fortemente sotto zero. Allora, in questo caso è necessario fare un approfondimento ulteriore, andare a vedere che cosa è successo. Quindi andiamo nel nostro conto economico, in questo caso nella parte tabellare, e andiamo a capire nel 2013, che è l'anno in questo momento incriminato, che cosa è successo. Andiamo a vedere immediatamente che nel 2013 ci sono state svalutazioni, no, per circa 42 milioni, no? Andando a vedere il dettaglio, no, della fonte, in questo caso la fonte è un civilistico, vediamo che c'è stata una svalutazione delle immobilizzazioni. Adesso qui, se volessimo, magari se ti ricordi a memoria cosa è successo, ci interessa un po' capire qual è stato l'elemento, però l'analista può ovviamente andare in nota integrativa, andare a capire un attimino
qual è diciamo, la ragione di questo importo e eventualmente operare delle scelte di classificazione che facciamo tra un istante dopo il commento di Pierpaolo. Non ti sentiamo, Pier. Non ti sentiamo, adesso. No? Non ti sentiamo. E adesso un pelo meglio, succede qualcosa per cui. No. Mi sentite? Prova ancora adesso, in questo istante, forse. Mi sentite? Molto male, molto male. Allora facciamo una cosa, Pierre. Io per evitare appunto di far attendere inutilmente, magari se tu provi a capire un attimino, io vado un secondo avanti e ti ridò la linea tra un secondo dopo quando passiamo al tema dello stato patrimoniale. Allora, stavamo dicendo appunto che analizzando, come correttamente diceva Pierpaolo, il profilo economico, si vede che c'è un importo importante in termini di svalutazioni che correttamente, no, Linus in automatico lo va a riclassificare proprio tra le svalutazioni. In realtà si può, diciamo, mi aspetto che dietro quell'importo ci sia stata proprio un'operazione, se vogliamo, straordinaria dal punto di vista contabile, che può a che fare con le marginalità diciamo ordinarie dell'azienda. In questo caso, probabilmente questo aspetto l'avete visto nello scorso webinar, potrebbe avere più senso anche per non inficiare alcuna analisi, quale break-even e quant'altro, andare per esempio a spostare questa voce nella gestione straordinaria in quanto. Pronto? Non ti sentiamo, Pierre. Malissimo, proprio malissimo. Io vado avanti, nel frattempo tu prova, tanto se riesci a mettere a posto il collegamento lo capiamo subito. Dicevo, andarla a mettere in gestione straordinaria, proprio perché probabilmente è un'operazione effettivamente straordinaria, in questo modo non andare ad alterare quelle che sono delle analisi collegate ai livelli superiori di marginalità, per esempio potrebbe essere, no, l'analisi del break-even o quant'altro. L'altro elemento estremamente interessante e importante a cui faceva riferimento Pierre, che spero che nel frattempo riesca a risolvere il problema, era legato a delle scelte contabili che in qualche modo possono andare a, come si può dire, ad alterare quelle che sono le marginalità effettive in termini proprio di marginalità legata alla gestione caratteristica dell'azienda. E in questo caso di qua, in realtà, guardando tra le righe del bilancio, come si può dire, indicazioni possono venire fuori. Una tra tutte, e poi passiamo appunto all'analisi dello stato patrimoniale, è legato all'andamento diciamo, al rapporto che intercorre tra l'EBITDA, che è una voce chiaramente di conto economico, e quella del cash flow del circolante caratteristico operativo. Generalmente in una situazione di stabilità, cioè una situazione in cui i ricavi sono stabili a parità di altre condizioni, in teoria l'EBITDA e appunto il cash flow operativo dovrebbero essere più o meno uguali. Quando questo non avviene, come nel caso appunto di questa azienda che stiamo analizzando in questo caso, quindi quando il rapporto in questo caso è diciamo, superiore a 1, quindi in questo caso 1,6, e c'è un valore delle rimanenze elevato, è possibile che questo valore delle rimanenze sia legato più a una scelta di natura contabile che non a un'effettiva diciamo, incremento del valore di magazzino. Quindi questo, chiaramente questo tipo di analisi non va a darci la certezza che effettivamente il magazzino rappresentato a bilancio non sia corrispondente a quello reale, ma chiaramente ci dà un'indicazione e ci consente di andare a fare delle ulteriori analisi, ulteriori approfondimenti. Un indicatore potrebbe venire, non so se questo è il caso, dall'analisi per indici, che ci dovrebbe far vedere, in effetti in questo caso avviene, che i giorni rimanenze passano da 132 a 144, quindi c'è un incremento delle rimanenze che porta a un incremento chiaramente delle marginalità e quindi un incremento anche dell'utile, che quantomeno, ripetiamo, è anomalo perché non corrisponde a quello che ci si aspetterebbe in un profilo aziendale di questo tipo, in cui, ripeto, dato che i ricavi sono più o meno stabili, ci si aspetterebbe che il valore di EBITDA e di cash flow operativo fossero assolutamente allineati. Quindi, come vedete anche dalla lettura di alcuni pochi numeri,
si riesce in qualche modo ad avere degli spunti di riflessione, degli stimoli per fare ulteriori analisi. Come sapete, nella nostra pagina home, quindi anche vicino agli indici, mettiamo tutta una serie di punti di attenzione che possono aiutare l'analista appunto a stimolare queste riflessioni. Quindi, come vedete, in questo caso si vede che ci sono delle operazioni infragruppo, anche se per importi relativamente limitati, che c'è comunque un costo del personale. Questo è un dato che vorrei chiedere a Pierpaolo quando si ricollega, comunque abbastanza basso. Io ci sono, mi sentite? Adesso sì. Pier, ti sentiamo perfettamente adesso. Non ti volevo interrompere prima sul discorso del magazzino. Che ovviamente io voglio rimanere sul generale rispetto sì. A questo aspetto di qua, però. No, beh, c'è anche da considerare l'attività no, tipica poi delle aziende che si vanno a vedere. Evidente, ad esempio, l'azienda che produce vino, sul finire dell'anno, quando c'è la vendemmia, può decidere o meno di fare più scorte di magazzino se trova delle occasioni interessanti. Per esempio, cosa che è successo l'anno scorso. Guarda, una cosa che noi diciamo sempre fino a diventare noiosi è che non c'è nessun elemento che emerge dall'analisi di bilancio che può dare, diciamo, certezze o comunque portare a un giudizio definitivo. È il valutatore, l'analista che, mettendo insieme l'analisi di bilancio con la conoscenza dell'azienda e del settore, che poi alla fine traduce in un significato logico quelle che sono le evidenze numeriche che emergono, no? Io dico sempre, le analisi di bilancio sono un po' come gli esami per i medici, no? Ci sono una serie di indicazioni che poi il medico deve mettere un po' insieme per dare delle risposte. In questo caso la risposta può essere assolutamente di questo tipo. In altri casi ovviamente può essere indicatore di qualcosa di diverso che chiaramente può essere ulteriormente approfondito. Andando al tema di oggi, quindi in particolare al tema della riclassificazione dello stato patrimoniale, ad esempio, a che cosa serve? Tante delle analisi che stiamo guardando adesso, abbiamo visto molto rapidamente, non sarebbe possibile effettuarle se non ci fosse una riclassificazione dello stato patrimoniale. Allora, torno un attimino al nostro schema. E quindi fondamentalmente innanzitutto la riclassificazione in generale serve chiaramente per semplificare la lettura dei numeri. Già il civilistico, che comunque è un riclassificato di una struttura contabile di un'azienda, in qualche modo mette in ordine appunto delle voci, in modo tale che l'analista può andare a identificare le informazioni che interessano. Però in realtà sono tante righe e non consentono di avere in un colpo d'occhio le informazioni più rilevanti appunto e facilmente identificabili. Quindi uno dei temi fondamentali perché si riclassifica il bilancio e quindi lo stato patrimoniale è proprio legato alla semplificazione dell'attività del valutatore. Un altro tema è legato... Alessandro, sì. Mi permetto di interromperti. Certo. Questo discorso della semplificazione è fondamentale, perché veramente quello che dicevo prima, per leggere, per un analista, leggere dei trend deve concentrarsi su 7-8 numeri fondamentali, e la riclassificazione dello stato patrimoniale aiuta parecchio in questo. Fantastico, sono assolutamente d'accordo. Per esempio, così vediamo anche immediatamente una visualizzazione concreta di quello che stiamo dicendo, e poi tra un attimo spieghiamo come si arriva a questo risultato, e si vede che tra il 2012 e il 2013, per esempio, c'è stata una riduzione importante dell'attivo fisso netto legato a una riduzione di mobilizzazione immateriale. Questa è un'informazione che l'analista deve guardare, no, immagino, e quindi in qualche modo spiegare. Così e la come... valutazione del 2013, la perdita esattamente del 2013. Così come magari andare a analizzare dinamiche sul circolante, che sono sicuramente interessanti, si vede che si passa da un circolante fortemente positivo a un circolante che diventa negativo, no? Negativo nonostante fondamentalmente il valore dei crediti rimane più o meno uguale. Questo probabilmente è dovuto al fatto che da una parte si allungano, no, i tempi di pagamento dei fornitori, dall'altra parte si è ridotto il magazzino. Lo vedo ad occhio, ma più o meno questa è l'informazione che... pesante di... diciamo ottimizzazione della gestione delle scorte, dei tempi di riacquisto, e quindi esatto. Così come si vede tutta la struttura debitoria, no?
e quindi quali sono, no, le fonti di approvvigionamento delle imprese e qual è stata l'evoluzione. Quindi il tema della semplificazione è importante, ma è importante, dall'altro punto che stavo per toccare, l'altro bullet point, è importante uniformare l'analisi. Perché chiaramente se un analista deve guardare soltanto un'azienda, può scegliersi un po' lo schema che preferisce e introdurre una serie di particolarità che sono specifiche per quell'azienda. Ma in realtà se un analista, soprattutto chi lavora nel mondo del private equity, fa consulenza, chi guarda tante aziende, ha bisogno di appunto, vede tante aziende tutti i giorni, il fatto di avere uno schema unico, indipendentemente dalla fonte, che come abbiamo detto può essere un bilancio civilistico italiano, può essere un piano dei conti, può essere un bilancio di un soggetto straniero, quindi avere un unico schema consente immediatamente di andare a guardare, diciamo, molto rapidamente le informazioni che servono e poi di agganciare a questi schemi di riclassificazione standard una serie di metriche, di indicatori e di indici, no, che sono calcolati sempre allo stesso modo e quindi possono essere utilizzati per fare dei confronti con altri soggetti che appunto sono riclassificati allo stesso modo o comunque avere diciamo un set di informazioni di cui si conosce esattamente quella che è l'origine e le modalità di calcolo. Quindi sono fondamentali questi aspetti di qua. L'altro tema, e qua entriamo più nel merito del calcolo dello schema fonti impieghi, l'altro motivo per cui è utile riclassificare, in particolare riclassificare lo stato patrimoniale a fonti impieghi, è legato a una maggiore velocità di calcolo del valore aziendale, no? Poi su questo magari ti chiederò, Pierre, tra un secondo di dirci rapidamente quello che può essere un po'. Certo, Ale, Sì. lo schema fonti impieghi ti dà veramente la misura della qualità della redditività dell'azienda. Mi spiego meglio. Se un'azienda mostra della redditività a livello di profit and loss, di conto economico, e allo stesso tempo mostra una riduzione dell'indebitamento finanziario netto, un rafforzamento del patrimonio, è un'azienda che effettivamente fa soldi. Poi quando magari esaminerete il cash flow, l'analisi del cash flow, questi elementi verranno tutti concatenati. Esatto. L'altra analisi è l'analisi delle variabili operative, quindi capitale investito netto e capitale circolante netto. Se uno si focalizza su queste 5, 6 grandezze, le vede nelle variazioni da un anno all'altro, riesce davvero a capire se quell'azienda produce soldi, oppure no. Assolutamente. E allora entriamo finalmente nel merito, sono d'accordissimo, nel merito dello schema fonti impieghi. Innanzitutto, quali sono le principali caratteristiche, qual è la logica sottostante a questo schema di riclassificazione? Semplicemente separare, lo dico in maniera proprio brutale, semplicemente no, per andare dritto al punto, separare da dove vengono le risorse, quindi le fonti, chi mette i soldi, che fondamentalmente possono essere la proprietà, quindi parliamo di patrimonio netto, o il sistema. Il sistema quindi finanziario, quindi la famosa PFN. Vedete che la struttura delle fonti è data dalla D nel nostro schema, quindi patrimonio netto, esattamente quello che c'è nel bilancio civilistico, capitale sociale, riserve, utili esercizi precedenti, più la PFN. Ok? La PFN da che cosa è data? Dai debiti finanziari, quindi a breve termine o a medio-lungo termine, al netto della liquidità. Ok? La somma di questi due aspetti ci dice da dove vengono le risorse, li mette la proprietà all'imprenditore oppure vengono prese dal sistema. Ok? Impieghi vuol dire raccolgono le informazioni legate al come vengono utilizzate, no, le risorse in azienda per creare la struttura e chiaramente come possono essere utilizzate a lungo termine, attivo fisso netto e quindi immobilizzazioni materiali, finanziarie e materiali al netto degli ammortamenti. Circolante caratteristico, quindi crediti, debiti, rimanenze, altro circolante, quindi altri crediti, altri debiti, dove dentro ci mettiamo negli altri crediti e negli altri debiti tutte le voci appunto, corrispondenti, quindi debiti per obbligazioni piuttosto che debiti diciamo, verso la previdenza, verso il fisco e quant'altro. Su questo, attenzione, lo anticipo, qua stai vedendo una logica di riclassificazione, ce ne possono essere di diverse, lo vediamo un po' alla fine, che per esempio correttamente in certi casi possono portare a riclassificare i debiti per obbligazioni in PFN, quindi insieme ai debiti finanziari, insieme ai debiti verso le banche, no? In altri casi può essere, diciamo, può aver senso per rappresentare alcune casistiche e non farlo. Quindi questa è un po' poi una delle scelte, uno dei punti di attenzione che toccheremo un pochettino alla fine. Però il tema fondamentale è che
degli impieghi, io isolo il modo in cui vengono utilizzate queste risorse in azienda, ripeto, a lungo termine, nell'attivo fisso netto, nel circolante caratteristico e non. Okay? Questa è un pochettino la logica di base. Vediamo come ci arriviamo, quindi, facendo attenzione ad alcuni aspetti che sono fondamentali. Qua rivedete esattamente lo schema che abbiamo visto un secondo fa in piattaforma, ma abbiamo inserito una serie di note che ci aiutano a fare dei ragionamenti. Le fonti abbiamo detto quali sono, gli impieghi abbiamo detto quali sono. Attenzione che nella rappresentazione numerica il segno chiaramente ha un'importanza fondamentale, no? Quindi bisogna semplicemente stabilire un po' quali sono le regole con le quali si vogliono rappresentare i numeri. Nello schema fonti impieghi fate attenzione a questi 5 punti, e sono in particolare il fondo di ammortamento, che in questo caso è 0 ma eventualmente avrebbe un segno negativo, i debiti fornitori, che essendo una voce del passivo chiaramente nella riclassificazione a fonti impieghi cambia segno e quindi sono rappresentati nel nostro schema col meno, ok, in modo tale che poi la somma algebrica di crediti clienti, debiti fornitori che hanno il meno e rimanenze dia complessivamente il circolante, ok, che sappiamo che può essere positivo o negativo, e il fatto che sia negativo è generalmente un fatto positivo, ma non sempre, perché io potrei avere un circolante negativo semplicemente perché non pago i fornitori pur avendo crediti e rimanenze prossimo allo zero. Quindi quando sentiamo delle affermazioni diciamo abbastanza comunicate rapidamente, bisogna sempre fermarsi un attimino a ragionare. Quindi circolante negativo generalmente è un fatto positivo, però attenzione poi ad andare a vedere la struttura. Attraverso questo schema lo possiamo fare facilmente. L'altro elemento che chiaramente che ha segno negativo è quello, sono gli altri debiti all'interno dei quali, come abbiamo detto prima, ci sono riclassificati appunto i debiti verso il fisco, la previdenza e altre voci che non rientrano nelle altre voci, e poi i fondi, ok? Quindi negli impieghi i saldi col segno negativo sono il fondo d'ammortamento, i debiti fornitori, altri debiti e i fondi. Per quanto riguarda invece le fonti, l'unica voce ad avere il segno negativo, quindi essere rappresentata sempre col segno negativo, e questo fate molta attenzione perché generalmente crea confusione, è la liquidità. Perché la liquidità non può essere col segno negativo, nel senso che se ci fosse un saldo negativo di conto, quello sarebbe un debito finanziario quantomeno a breve. Nella rappresentazione delle fonti impieghi, dato che di fatto, adesso lo vediamo meglio tra un secondo, viene spostata, no, dall'attivo alle fonti, chiaramente si cambia il segno e viene rappresentata all'interno dello schema col segno meno. Questo perché? Perché sommando, facendo la somma algebrica tra il totale dei debiti finanziari che mantengono il loro segno e la liquidità, si ottiene la famosa posizione finanziaria netta, che è uno degli elementi essenziali per andare a determinare il controvalore dell'equity o cosiddetto equity value. Okay? Su questo, Pierre, ti hai qualche riflessione al volo prima di passare poi... Non ho veramente nulla da aggiungere perché hai fatto una disamina perfetta e devo dire che anche lo schema di Linus è chiarissimo. Ok, grazie. Allora, vediamo tecnicamente come si fa e poi andiamo a vedere voce per voce dove viene riclassificato cosa. Questo è una schematizzazione di uno stato patrimoniale civilistico. L'abbiamo proprio sintetizzato semplicemente perché graficamente si riesce a interpretare più facilmente. Quindi c'è un attivo dove ci sono le immobilizzazioni, gli altri crediti, le rimanenze, i crediti commerciali e la liquidità, e c'è un passivo dove dentro c'è il patrimonio netto, i finanziamenti, gli altri debiti, quindi diversi dai finanziamenti, i debiti commerciali e i fondi. Okay? Questo è generalmente quello che si trova scaricando il bilancio dal registro delle imprese. Bene, dobbiamo arrivare a una riclassificazione, ripeto, una riclassificazione non è nient'altro che una riesposizione dei dati secondo una logica che ci consente di, come abbiamo detto, andare a isolare molto più facilmente alcune poste, alcune voci, alcuni aggregati. No? Cosa facciamo per ottenere dal civilissimo il fonte impieghi? Spostiamo, no, dal passivo agli impieghi gli altri debiti, quindi cambiamo il segno, lo vedete qui, la stessa cosa con i debiti commerciali e con i fondi. Quindi negli impieghi ci troviamo le immobilizzazioni, quindi materiali, immateriali, finanziari al netto dei fondi che ci danno appunto l'attivo fisso netto, gli altri crediti che sommati algebricamente agli altri debiti danno altro circolante, il circolante caratteristico, crediti commerciali, rimanenze al netto dei debiti commerciali e i fondi.
nelle fonti, abbiamo detto da dove vengono i soldi, patrimonio netto e PFN. La PFN è data dai finanziamenti al netto della liquidità. Ora, proprio ripercorrendo il percorso che abbiamo seguito, nel frattempo vedo che c'è una domanda che prendo subito. Ok, si diceva che non si sentiva più la voce, spero che adesso si senta correttamente. Quindi, ripercorrendo rapidamente il percorso, si vede quindi che ripartendo dallo stato patrimoniale civilistico, bisogna prendere le voci degli altri debiti e riclassificarle col segno meno, rappresentarle col segno meno tra le fonti, scusate, tra gli impieghi. E poi la stessa cosa con i debiti commerciali, che quindi vanno rappresentate tra gli impieghi all'interno del circolante col segno meno, i fondi e dall'altra parte la liquidità. Da un punto di vista logico, penso che sia assolutamente semplice. Garantisco che non lo è nel momento in cui si deve andare a riclassificare non tanto un bilancio civilistico quanto magari un piano dei conti di 150 righe estratto da un gestionale, cosa che sapete, ecco, lì non si può fare, no? E poi si può salvare il modello di riclassificazione, ma all'inizio questo crea qualche mal di pancia. Io consiglio sempre, al di là che siamo sempre disponibili a dare assistenza, prima di riclassificare sempre il conto economico e avere la certezza che il conto economico della fonte e il conto economico riclassificato corrispondano, e poi passare allo stato patrimoniale. A volte, per far velocemente, questo passaggio non si fa e poi può creare delle difficoltà. Andiamo a vedere nello specifico quali voci, quindi andiamo a mettere proprio in modo analitico all'interno di ciascun saldo. Adesso, per capire un attimino cosa stiamo guardando, sulla sinistra abbiamo ancora una volta lo schema fonti impieghi e sulla destra abbiamo le voci della fonte, quindi del bilancio civilistico, che entrano all'interno dei singoli saldi riclassificati. Le voci in arancione sono esattamente le voci che ci sono nel bilancio civilistico, ok? Mentre in blu non sono altro che quelle in blu non sono altro che quelle che visualizzate anche qui a sinistra, no? Quindi nelle immobilizzazioni materiali cosa mettiamo? Semplicemente il B2, le materiali, né più né meno. Poi posso scegliere attraverso Linus se riclassificare il totale oppure le sottovoci, ma questa è poi una scelta che dipende da quanto voglio essere analitico nel mio modello di analisi. Trascurate quando leggete rettifica, 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 perché voi sapete che Linus è possibile, cliccando sul più, lo faccio vedere al volo perché magari per qualcuno è meno chiaro, è possibile andare a inserire delle rettifiche, quindi se io inserisco le rettifiche e poi vado a vedere lo schema dettagliato, ho bisogno di sapere in qualche modo che all'interno di quel saldo è finita una determinata rettifica, quindi lo faccio vedere al volo perché questa è stata una richiesta che ci avete fatto più volte di spiegarlo. Allora, se io qua inserissi per esempio per qualche motivo una rettifica, quindi 40.000, quello che è, chiaramente adesso tengo una scrutatura ma poco importa, e poi vado a visualizzare lo schema dettagliato, ovviamente vengo avvisato non trovo il 40.000, dove è finito? Eccolo qua, scusate, 400.000, vedete? In questo caso... Scusami? Pronto? Stavi dicendo qualcosa probabilmente, ma non... No, assolutamente. Vai. Ho sentito un rumore. Vedete che in questo caso, chiaramente, dato che ho inserito una rettifica, questa rettifica viene visualizzata all'interno di questa riga. L'ho detto perché sennò non è chiaro il perché all'interno di quella schematizzazione si vede sempre questa riga, rettifica, eccetera, eccetera. Quindi all'interno delle mobilizzazioni materiali vanno le materiali, all'interno delle finanziarie le finanziarie, all'interno delle materiali le immateriali, e poi abbiamo il fondo di ammortamento laddove è visualizzato. Quindi diciamo sull'attivo fisso netto è veramente facile perché vengono riportate nel PNM le voci che sono presenti nel civilissimo nell'attivo. Andiamo avanti, e questo lo vediamo tra un secondo, andiamo a vedere quello che è riclassificato negli altri crediti e negli altri debiti. E vedete qua l'elenco delle voci che devono essere riclassificate in ciascuno dei saldi, quindi negli altri crediti, i crediti verso soci, verso le controllate, verso le collegate, verso le controllanti, i crediti tributari, i crediti per imposte, altri, attività finanziarie, rate e risconti. Ok? Diciamo su queste voci ci sono pochi dubbi, invece ce ne possono essere parecchie sulle voci relative agli altri debiti, no? Perché oddio, sono andato un po' veloce sul fatto che ci possono essere pochi dubbi rispetto agli altri crediti. In realtà ci sono tutta una serie di casistiche in cui magari alcuni saldi che sono riclassificati all'interno di alcune voci ha senso spacchettarli e magari dividerli
per qualche ragione in parte sugli altri crediti, in parte potrebbero stare anche nel circolante. Quindi diciamo che ciascuna voce, se uno deve fare un'analisi puntuale di dettaglio, può essere oggetto di un'ulteriore modifica e rettifica. Però sugli altri debiti ci sono delle voci che sempre creano, o quantomeno devono essere un po' viste, e per ciascuna azienda deve essere deciso come trattarle. E su questo, Pierre, poi ti chiederò tra un secondo un commento. Per esempio, i debiti per obbligazioni e i debiti verso altri finanziatori, ha senso nella maggior parte dei casi metterli in PFN. Perché? Perché i debiti per obbligazioni sono generalmente onerosi, quindi sono debiti emessi verso il mercato. Pensiamo all'ENI piuttosto che una grande azienda che emette un titolo obbligazionario, quindi è una fonte di approvvigionamento esattamente come il debito bancario. Così come nei debiti verso altri finanziatori, generalmente ci stanno, diciamo, le voci relative a forme alternative di ricorso, di accesso al credito, penso a factoring piuttosto che altre forme di finanziamento. Anche quelle sono onerose e anche quelle generalmente, ma non sempre, ha senso metterli appunto in PFN. Non è sempre così, perché magari ci possono essere, questo è più vero nella piccola impresa rispetto a quanto non lo sia per la grande, delle imprese che magari emettono un titolo obbligazionario che è integralmente sottoscritto dalla proprietà, dalla famiglia, e quindi in quel caso magari la scelta può essere quella di considerare questa posta non tanto come PFN quanto come capitale sociale o comunque altra forma di indebitamento. Pier, che ne pensi su questo? È un tema ricorrente oppure è un dettaglio dal punto di vista di chi valuta generalmente? Ma io solitamente di 2 e di 5 li ho sempre messi in PFN. Anche se in un SRL l'obbligazione era sottoscritta dalla proprietà. Ok. Questo è un po' diciamo, per prassi, per abitudine, perché la maggior parte dei casi no, è corretto così? Perché ad esempio nei debiti verso altri finanziatori, ad esempio in un bilancio consolidato appare il leasing. E il leasing è a tutti gli effetti, un leasing, pensiamo al leasing immobiliare, è a tutti gli effetti diciamo è assimilabile a un mutuo, anche se tu non hai certo. Fatto la proprietà fisica dell'immobile, hai il maxi canone certo. Finanziario riscatto. Nei debiti verso obbligazionisti, che sia la proprietà o che siano fondi terzi, pensiamo ai mini bond per esempio, sì, chiaro. O comunque soldi che l'azienda deve effettivamente rendere entro una scadenza, quindi non sono effettivamente messi propri. Sì, io diciamo che infatti sono adesso natura finanziaria, e quindi sì, e questo io adesso li ho messi, come vedete anche nel caso della Giordanovini sono tutti a zero, in questo caso li ho spostati tutti sotto, perché è un ragionamento che è corretto e ricorre sempre. E in realtà c'è un altro approccio che è molto più legato a chi fa valutazione ai fini del merito di credito, e che il tema è molto semplice. Come io vedo tante aziende, io preferisco in prima battuta riclassificare in PFN solo i debiti finanziari, perché mi interessa sapere quanto l'azienda è esposta verso le banche. Se già con quel tipo di esposizione non ci sono i numeri in termini di SCR o altri indicatori, no? Per ulteriore assistenza, io non faccio neanche il passo ulteriore di andare a guardare le altre forme di indebitamento. Quindi lo uso un po' questo l'approccio per, no, isolare, diciamo, segmentare quello che è l'esposizione. E dopodiché, un secondo dopo, chiaramente, che decido diciamo, di andare a guardare le altre cose, introduco anche l'altra parte debitoria. Però da un punto di vista, se vogliamo, della pulizia, no? della riclassificazione, sono assolutamente d'accordo che il fatto di andare a mettere appunto debiti per obbligazioni, altri debiti verso altri finanziatori in PFN sia diciamo la scelta che è più corretta. No, è chiaro. Cioè, è chiaro che per l'analista fidi alla fine conta di più l'analista fidi bancario della banca, conta molto l'esposizione verso il sistema. Esatto, assolutamente. È un po' come un circuito chiuso, ecco, nella valutazione dell'azienda è diverso. Assolutamente, infatti, come sempre, altro tema che battiamo, che diciamo, ripetiamo assolutamente, forse troppe volte, ma è importante, è che non c'è un unico modo di valutare, no? Ma dipende dall'obiettivo che ci si pone nei confronti di quell'azienda. Cioè non c'è un'azienda buona o cattiva, ma c'è un'azienda che ha determinate caratteristiche rispetto agli obiettivi che uno tende a perseguire. Quindi se sto valutando l'azienda per fare un finanziamento, guardo
probabilmente alcune cose, se sto guardando un'azienda per acquisirla, guardo degli altri, e se sto guardando un'azienda perché sono interessato alle ristrutturazioni, vedo ancora delle cose diverse, no? Quindi bisogna sempre essere molto flessibili, da qui poi appunto la flessibilità che in qualche modo abbiamo cercato di inserire nello strumento proprio per poter rappresentare tutte le casistiche. E andiamo avanti nella nostra riclassificazione. La parte invece di fonti è relativamente facile perché appunto nel patrimonio, questo lo possiamo vedere direttamente in piattaforma, nel tuo caso facciamo prima. Allora, nel caso di dunque, per quanto riguarda il patrimonio netto, lo vediamo qua in basso, si riportano esattamente le voci che sono presenti nel bilancio civilistico, quindi il capitale sociale e il capitale sociale, esattamente le voci corrispondono, tutte le riserve, ok, quindi sovrappesi di quotazione legale, azioni proprie, eccetera, eccetera. L'utile perdita di esercizio, quindi il reddito netto che c'è nel bilancio, la voce A8, utile perdita di portata a nuovo, basta. E questo chiaramente il totale mi dà il patrimonio netto, che ovviamente deve essere identico, no, al patrimonio netto calcolato, cioè importato. Cioè noi qua in questo boxettino mettiamo a disposizione il confronto che c'è tra il patrimonio netto che è presente nella fonte dati e il patrimonio netto che invece viene calcolato da Linus, che chiaramente se c'è una differenza viene evidenziata e vuol dire da qualche parte è stato fatto in qualche modo un errore. Poi su questo tra un secondo faccio vedere un aspetto che è sicuramente importante. Per quanto riguarda i finanziamenti, vedete in questo caso all'interno dei finanziamenti a medio e lungo termine abbiamo inserito i debiti per obbligazioni, obbligazioni convertibili, debiti verso banche, di cui col dettaglio di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo, e debiti verso altri finanziatori. Mentre nei finanziamenti a breve ci sono debiti, in questo caso abbiamo messo, scusate, questo, gli elenchi dei finanziamenti a medio lungo e breve sono assolutamente gli stessi, poi c'è una gestione delle breve e medio lungo termine che dipende da alcune caratteristiche della fonte, ma su questo non mi fermerei. Sulla liquidità, chiaramente in questo caso, la liquidità vedete che viene riportata pari pari, così come presente nella fonte, ricordiamoci col segno invertito. Leasing e garanzie, questo è interessante perché sapete che fino al 2015 i leasing erano inseriti assolutamente nei conti d'ordine, poi dal 2016 c'è stata la riforma e in questo caso no, trova riscontro anche nel fatto che appunto questa riga è zero dal 2016 e poi successivamente nel 2017. Adesso vi faccio vedere soltanto un aspetto più tecnico, ma anche questo è l'obiettivo del webinar. Allora, ci sono due modalità per accoppiare in qualche modo le voci della fonte agli schemi di riclassificazione Linus. Se si preferisce, ossia, cioè, se si parte da una riclassificazione già effettuata, si fa come abbiamo visto prima, si va dallo schema di destinazione, eventualmente si operano delle modifiche una volta ottenuta, una volta che si è già ottenuta la quadratura. Quindi mi spiego meglio: se io voglio analizzo l'analisi che è già stata rielaborata e mi ha già dato il controllo di quadratura verde e magari voglio modificare delle voci di riclassificazione all'interno dello schema come abbiamo fatto prima, opero direttamente dallo schema finale di destinazione, eventualmente apporto le modifiche. Se invece volessi riclassificare un bilancio partendo da zero e quindi volendo visualizzare tutta la fonte a cui puoi associare le varie voci di riclassificazione, allora in questo caso parto dal menu fonte che si trova sotto fonte riclassificazione, riclassificazione. Qui dentro abbiamo sulla sinistra la fonte dati, vedete in questo caso il nostro civilistico, no? Mentre sulla destra le varie voci che mi consentono appunto l'associazione con gli schemi di riclassificazione. Due cose importanti su questo schema: uno, che come dicevo prima, posso decidere di non riclassificare il totale ma di riclassificare le sottovoci. In questo caso è semplicissimo, basta fare questa operazione di qua e ricordarsi di togliere il totale e nel momento in cui clicco su aggiorna, chiaramente ho ancora un verde che vuol dire che chiaramente la riclassificazione è stata corretta. E nel momento in cui vado nello stato patrimoniale e clicco su immobilizzazioni immateriali, non mi trovo più soltanto la voce di saldo, ma mi trovo tutte le sottovoci che ho appena associato. Ok, questo è importante, ripeto, perché in alcuni casi si è interessati a vedere appunto non soltanto i dati aggregati, ma anche tutte le singole sottovoci.
L'altra cosa importantissima è che quando si fa questa operazione di riclassificare le sottovoci non in saldi, bisogna fare attenzione perché molti bilanci sono purtroppo errati, quindi il totale delle sottovoci non dà la somma, quindi in questo caso verrebbe evidenziato un errore che poi l'utente si può andare a sanare. L'altro aspetto che era importante che volevo sottolineare è legato ai controlli che ci sono all'interno di Linus. E quindi per poter effettuare il controllo tra il reddito netto importato e il reddito netto calcolato, per esempio, dobbiamo dire all'INUS qual è la voce rispetto a della fonte rispetto al quale fare il confronto. Come si fa? Non si fa altro che andare a cercare la voce del reddito netto inserita all'interno, adesso la vado a trovare, eccola qua, è inserita all'interno del software, questo è andare ad associare appunto questa voce a quelle che noi chiamiamo altri input per statistiche o altro che consentono appunto di gestire le eccezioni. Cioè in questo caso il software sul bilancio civilistico lo fa in automatico, ma se volessi dire all'INUS guarda che questa riga di qua è quella da considerare per il confronto col valore che vai a calcolare, dovremmo semplicemente associare a questa riga appunto la voce asteriscata al reddito netto, ok? Stessa cosa per patrimonio netto, no? Andando a vedere il patrimonio netto, anche in questo caso per questa fonte lì non stiamo facendo automatico, ma dovremmo andare a cercare la voce patrimonio netto che troviamo su, eccola qui, no? La voce patrimonio netto, in questo caso ripeto lo fa in automatico, andare a associare, no? La voce asteriscata patrimonio netto, che è quella che Linus andrebbe a utilizzare per andare a effettuare il controllo, ok? Questo lo dico perché spesso e volentieri si dice, ah ma guarda a me quadra, però vedo un delta tra queste due voci, anche se scritto magari non si capisce bene, bene perché. Fatta questa operazione, quindi torniamo all'interpretazione dei dati, quindi a quello che stavamo facendo insieme, Pierre, cioè andare a vedere, qua possiamo uscire tanto non ci interessa, cioè andare a vedere una volta che abbiamo riorganizzato i dati e sappiamo cosa è finito all'interno di ciascun saldo, andare a valutare questi dati. E a me piace diciamo guardare due o tre tavole che sono quelle Pierre, che potremmo commentare insieme. La prima è questa di qua, cioè è quella che mi consente di vedere in un tutt'uno, no? Quelle che sono le principali voci di conto economico con quelli che sono i principali aggregati dello stato patrimoniale. Ok? Ci sei Pierre? Ci sono assolutamente. Ok? No, scusa, ogni tanto, ok. E quindi in questo caso vediamo per esempio con un colpo d'occhio che è un'azienda che ha delle marginalità diciamo tra diciamo, in termini di EBITDA medie, quindi intorno al 6%, chiude con un reddito positivo, ha un ROS sicuramente basso, immagino che questo sia abbastanza in linea credo con il settore, no? No, dunque il 2017 è caratterizzato da circa 1,5 milioni di oneri straordinari che diciamo, le classificazioni IFRS non ti consentono di, lo IAS non ti consente di classificare come onere straordinario. Quindi sono oneri di fatto non ricorrenti che poi extra contabilità li vai a dettagliare nella nota integrativa IAS. Okay. L'effettivo EBITDA, di fatto 1,5 milioni di oneri di ristrutturazione e l'EBITDA effettivo è 7,3 milioni. Detto ciò, però aspetta, possiamo farlo perché è proprio bello andare a vedere i numeri reali, quindi cioè, è una voce che è riclassificata altrove questa a cui fai riferimento oppure è legata è inclusa in nella nota integrativa all'inizio, okay. Mentre invece nei prospetti non viene riportata. Quindi io in teoria dovrei aggiungere 1,5 milioni se capisco bene, giusto per fare anche un esercizio. 1,5 milioni nel costo del personale. Ok, 1,5 milioni nel costo del personale, quindi scuola costi fissi, e l'andiamo a mettere nei ricavi diversi di gestione? No, scusami, dovremmo togliere 1,5 milioni di costi dal costo esatto. del personale. Esattamente, e andiamo bravissimo, dovresti mettere 1,5 milioni negli oneri. Nei ricavi diversi, perfetto. Così vediamo rapidamente quelli che sono i numeri diciamo, che meglio rappresentano l'azienda. Chiaramente ci dobbiamo concentrare poi sulla parte. Ok, quindi. Ecco, più o meno sono questi. In questo modo, ok, torniamo. Questo dovrebbe rappresentare meglio l'azienda. Vedete, questa è una cosa importantissima. Scusate, ti rubo un secondo la parola, però
qualcuno potrebbe pensare, a volte ci fanno un po' queste riflessioni, ah, ma allora i numeri di bilancio non dicono niente, sono tutti sbagliati e quant'altro. No, in realtà noi con questa operazione abbiamo meglio rappresentato, no, l'azienda attraverso i numeri. E chiaramente per poterlo fare al meglio è necessario conoscere quante più informazioni possibile, no? Ok, quindi nel momento in cui io ho informazioni di dettaglio, sono in grado di fare una rappresentazione dell'azienda veramente molto molto precisa. Nel momento in cui ho informazioni parziali, chiaramente mi accontento delle informazioni che ho, chiaramente devo essere bravo a diciamo, interpretarle in modo corretto. Faccio un ultimo esempio, nel bilancio abbreviato le informazioni di dettaglio su debiti e crediti non ci sono. Quindi non è possibile completare lo schema a fonti impieghi, no? Quindi riclassificare il circolante e quant'altro, e quindi certe informazioni sulla dinamica appunto del circolante e di altri aspetti, quindi per esempio quello dell'esposizione finanziaria, non, certe considerazioni non si possono assolutamente fare. Ok? Quindi vediamo, quindi un reddito netto è comunque chiaramente non può essere modificato, nel senso che ovviamente rimane invariato perché abbiamo spostato all'interno del conto economico il milione e mezzo, e quindi non abbiamo operato altri tipi di rettifiche, per cui questo adesso dovrebbe essere il profilo economico che in qualche modo rappresenta l'azienda. Dal punto di vista patrimoniale, questa schematizzazione, avendo adesso capito quello che è la logica dello schema fonti impieghi, davvero aiuta a capire un colpo d'occhio l'azienda, perché innanzitutto capiamo che è molto patrimonializzata, e questo è un aspetto molto rilevante, no? È molto patrimonializzata anche in relazione al volume d'affari, quindi circa un terzo dei ricavi addirittura sono patrimonio, no? Il secondo aspetto è che i debiti finanziari, che in questo caso sono tutti quelli che noi abbiamo inserito lì dentro, quindi anche se sono nel vostro caso a zero, anche i debiti per obbligazione e quant'altro, sono inferiori al patrimonio netto, la famosa leva, no? Il rapporto tra debito ed equity è 0,80, cioè il totale debito, debiti finanziari è inferiore all'80% rispetto al patrimonio netto, e questo dal punto di vista della solidità patrimoniale è un elemento molto importante. L'altro aspetto che salta agli occhi, e questo secondo me è meno positivo, e su questo ti chiedo un commento, è la disponibilità di cassa, la liquidità. Vi ricordate, liquidità meno 1 milione non vuol dire che ha 1 milione di debito a breve, vuol dire che c'è liquidità disponibile di 1 milione, si inserisce col segno meno proprio perché è la riclassificazione che impone la rappresentazione con il segno meno. La liquidità a 1 milione è legata a qualche dinamica particolare legata al business, quindi magari una posizione di fine anno. Allora, è un business che ha una posizione finanziaria netta che durante l'anno varia abbastanza perché c'è una grossa stagionalità negli acquisti che si concentrano nel periodo agosto, settembre e ottobre e nelle vendite che si concentrano tra settembre e dicembre. È un business stagionale per le vendite, il vino e soprattutto la modalità di vendita di Giordano Vini. Quindi noi tendiamo a utilizzare meno possibile i debiti finanziari. Abbiamo comunque linee disponibili per, mi sembra, 42-43 milioni rispetto ai Quindi di 28 fatto e 185 utilizzati. Quindi è una forma di efficienza. riduce degli oneri finanziari, mettiamola così, nel senso che ricorrendo meno al sistema bancario, chiaramente. Quindi è Altro elemento. volontario, diciamo, Chiaro, non. chiarissimo, infatti. L'altro elemento importante è il rapporto tra patrimonio e attivo fisso netto, la cosiddetta copertura delle immobilizzazioni, no? Quindi con quanto patrimonio io riesco a coprire di fatto gli investimenti a lungo termine. Io adesso non mi ricordo bene, ma lo vediamo in un secondo. Mi pare che negli 80 milioni ci fossero prevalentemente immobilizzazioni materiali. L'avviamento derivato Chiaramente dal. c'è l'avviamento, certo, legato all'operazione che è stata effettuata, assolutamente sì, la vedete, 65 milioni di immobilizzazioni immateriali sul totale degli 80 che siamo andati a vedere. L'altra cosa ora. È chiaro che per leggere questo uno dice, ma allora tutto il patrimonio netto è di fatto controbilanciato da avviamento. Contabilmente è vero, teniamo conto però che, ad esempio, nella lettura, magari una sfogliata alla nota integrativa, vede che quindi 14 milioni di materiali, di immobilizzazioni materiali, sono valutate 45 milioni a, diciamo, Certo. a costo valore di rimpiazzo. Quindi
Eventualmente noi non abbiamo riserve di rivalutazione all'interno del patrimonio netto, però Esatto. potremmo averle. Ecco, un'altra cosa che avevo notato prima, come mai questo salto sul capitale sociale tra Allora, il 15 e il se volete, 16? se abbiamo 2 minuti, Sì, vi racconto volentieri. Penso che sia utile per tutti. Quindi nel frattempo, se appunto, ci sono delle domande che i partecipanti vogliono fare, fatele pure. Se serve, possiamo tranquillamente collegarvi anche con il microfono. Quindi. Alessandro, secondo me far leggere, lascio proprio questa tabella qua, vedere come evolve, no, l'azienda nell'arco degli anni fa anche capire quanto sia importante, no, lascio pure l'analisi numerica, per favore, quanto sia importante riclassificare il bilancio. Ok. Se torni sui numeri, Questo di qua, quello di analisi numerica, quella che stavamo vedendo prima. No, lo quella stato del patrimoniale. stato patrimoniale numerico. Ok. Tu mi hai chiesto correttamente, ma cos'è successo? Prima mi hai chiesto, ma cos'è successo l'attivo fisso netto che è passato da 128, 203 a Esatto. 83, e lì è stato svalutato il goodwill. Poi correttamente se vai, e questo cosa ha avuto? Non ha avuto un effetto diretto sul patrimonio netto. Se vai giù, è passato da 56 a 65, e 14.961. Non ha avuto effetto, se vedi, sulla posizione sui debiti finanziari, sulla PFN, che è rimasta Esatto. sostanzialmente stabile a 65-66 milioni. Esatto. Nel 2015, inizio 2015, la Giordanovini abbiamo organizzato un'operazione di quotazione in borsa. La Giordanovini è entrata a far parte del gruppo Italian Wine Brands, che attualmente è quotato sul segmento AIM di Borsa Milano, e insieme abbiamo fatto l'aggregazione con un'altra società. Giordanovini è rimasta di fatto un'unità a sé stante, partecipata al 100% da una holding che si chiama appunto Italian Wine Brands. E cosa ha fatto Italian Wine Brands? Se tu vedi, la PFN era particolarmente elevata, era 65 milioni, a fronte di un EBITDA di, se non ricordo male, nel 2014 di 8 milioni. Eccolo qua, quindi PFN se bidda, infatti è Era crollato, vedi? esatto. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto un aumento di capitale. Ok. Un aumento di capitale, tant'è che voi cosa, e questo cosa vedete? Vedete chiaramente che diciamo, le fonti hanno avuto un riposizionamento, cioè il debito è diminuito in modo sostanziale ed è aumentato in modo altrettanto sostanziale il patrimonio netto, che da 17, 16 milioni, 17 milioni è passato a 35. Assolutamente. Da notare che nel 2015 l'aumento di capitale, ma probabilmente lo vedi all'interno dell'attivo, perché col segno meno, perché è quel 23.583 di Sì, capitale circolante non caratteristico, assolutamente, questo di qua. Eccolo perché era un finanziamento soci, ok? qua. Che poi è stato esattamente debiti verso soci per finanziamento, che poi è stato convertito in capitale per la quasi totalità nel corso del 2016. Se vai a Chiaro. vedere, ho ancora un minuto, così Sì, finisco. assolutamente sì. Nel frattempo è arrivata una domanda che adesso ti giro così. Se andiamo a vedere il conto economico, Sì. sempre questo qua di livello di andamento, perché secondo me è bello anche leggere Quindi i numeri o i grafici? No, diciamo i numeri. numerico più. Allora, cosa vediamo? Vediamo una società che dal 2012 al 2017 ha perso circa 10% di fatturato, quest'anno perderà ancora. Ok. Ha ridotto in modo non troppo sensibile il valore aggiunto, quindi dal 57% è arrivato al 55%, e ha ridotto in modo molto sostanziale il margine di contribuzione, cioè da 26 milioni è arrivato a 16. Ecco, quindi questa è un'azienda che nel corso degli ultimi, soprattutto 2 anni, 17, soprattutto 17,
che è stato un po' il lavoro che è stato abbastanza pesante fare, ecco. È stato un oggetto di una, diciamo, non pesante, ma di una ristrutturazione dei costi. Chiaro. Tant'è che vedete che siamo stati in grado di ridurre i costi fissi di produzione dai 15 ai 9 milioni. Chiaro, chiarissimo, infatti. Nel 2016 c'è andata fuori controllo, nel senso che a fronte di un business caratterizzato da un declino della marginalità, cioè il mercato a un certo punto, soprattutto dunque noi facciamo il 70% delle vendite all'estero e il 30% delle vendite in Italia. Il mercato italiano del vino è particolarmente difficile, ci sono consumi in calo, c'è una forte pressione competitiva da parte del discount e quindi tenere i prezzi di vendita non era più possibile sul mercato italiano. Quindi ci siamo dovuti ristrutturare sui costi e alzare i prezzi all'estero dove il mercato è in grado di Chiaro. riconoscere. Ma su E questo quindi vi faccio. Sì, scusa. No, vai. dicevo, su questo approfitto per inserire la domanda che ha fatto il collega che dice: il circolante è negativo, come mai? Perché secondo me, in parte, però magari ti passo la palla, è legato anche appunto al rapporto con l'estero, no? Quindi giustamente si notava che il circolante è negativo per 6 milioni, no? E dipende dalla dinamica sia del circolante caratteristico che di quello non caratteristico, no? E andando a vedere quello caratteristico che è sicuramente più interessante, si vede che a fronte dei 13 milioni di crediti clienti ce ne sono 33 verso i fornitori e poi ci sono le rimanenze. Io mi aspetto che andando a vedere gli indici di rotazione, gli incassi siano assolutamente corretto, siano assolutamente, diciamo, accettabili in termini di tempi di incasso crediti, però i debiti fornitori siano leggermente più lunghi. Quindi mi immagino che questa dinamica del circolante sia legata al rapporto con l'estero, dove probabilmente i clienti pagano molto più puntualmente di quanto non accade in Italia, però ma la maggior parte dei fornitori sia invece italiana e quindi magari si seguono diciamo, i tempi di pagamento tipici dell'Italia, o sbaglio? Allora, è corretta come analisi, correttissima. Aggiungerei solo una cosa, che per quanto riguarda i debiti commerciali, come dicevo prima, noi ci troviamo a fare la gran parte degli acquisti ad ottobre. Ah, quindi c'è anche un tema, certo, di stagionalità, chiaro. Quindi tu di fatto li paghi dopo 3 mesi, li paghi 90 giorni e quindi c'hai tutti i debiti a fine anno. Chiaro. E questo impatta notevolmente. Per quello dicevo anche che nel corso dell'anno noi, verso febbraio-marzo, tiriamo di più le linee di finanziamento per Chiaro. pagare i creditori, quindi c'è poi un riequilibrio. Ovviamente devo fare un po' il rompiscatole, però si vede anche dall'andamento dei debiti commerciali che c'è un progressivo incremento, no? Sì, è Quindi corretto, probabilmente perché ci sono un misto di fattori. no, c'è dunque, a seguito diciamo, della creazione del gruppo Italia Wine Brands, Ah, giusto. Giordano Vini ha due sedi produttive importanti, due cantine di produzione importanti, parliamo di insomma, 25.000 metri quadri di stabilimenti, una a Diano d'Alba nel cuore delle Langhe e l'altra in Puglia, nella regione dove si fa il primitivo di Manduria, a Manduria, in provincia di Taranto, a Torricella. Ecco, diciamo che sta facendo da polmone per la produzione di gruppo. Il gruppo a livello consolidato fattura 150 milioni di euro. Di Ok. questi 101 del 2017, circa 7-8 sono stati realizzati nei confronti della, diciamo, sister company. E Ok. quindi, che non ha magazzino e quindi si fa anche fa anche fronte, diciamo, con gli acquisti verso la di gruppo. Piero, un altro dato che mi salta agli occhi è, in realtà l'ha messo in evidenza, era nei punti di attenzione di Linus, il fatto che il costo del personale sia generalmente intorno al 10% dei ricavi. È una caratteristica tipica del settore, perché generalmente no? A Allora, differenza. dunque,
La leggerei anche qua come un trend. Nel 2012 erano 15 milioni di costo del personale e sono diventati 9. Noi ci sono diversi trend. Abbiamo fatto delle esternalizzazioni Ok, della infatti parte, questo va. per esempio, tant'è che i costi per servizi sono aumentati. Esatto. Poi, quindi, abbiamo fatto delle esternalizzazioni di contact center, quindi evidentemente, e poi abbiamo fatto una riduzione strutturale del personale di circa 80, siamo a 150, quando sono entrato eravamo 230. Chiaro. Io volevo tornare rapidamente indietro a dove, da dove siamo partiti, nel senso che abbiamo iniziato da questa tavola e così ti chiedo diciamo, un ultimo commento che mette un po' insieme le cose che abbiamo visto e sono venute fuori alcuni elementi che probabilmente il valutatore esterno avrebbe dovuto tenere bene in mente. Prima alcuni aspetti proprio legati alle caratteristiche dell'azienda, settore industriale, produzione di vini, quindi insomma sicuramente è chiaro che l'azienda non fa bulloni, sai che purtroppo la Teco spesso e volentieri non rappresenta esattamente l'effettiva attività aziendale, però in questo caso diciamo c'è da aspettarsi ovviamente una maggiore corrispondenza. Altro elemento importante è che è un'azienda storica, cioè comunque è nata nel 2004, ha sicuramente insomma, tanti anni di storia. No, è nata nel 1900, poi nel Infatti 2004 perché bravo. è stata fatta diciamo, il conferimento in Italia, nata Italia Wine Brands nel Esatto, però 1900. sicuramente non è una startup, nel senso che No, no, era 2004 non sicuramente è. un brand. Infatti l'altro elemento fondamentale che io dico sempre, oltre alla parte puramente numerica, se proprio non si conosce nulla di quell'azienda, c'è, come lo chiama qualcuno, il maresciallo Google che ci mette in condizione di avere un'infinità di informazioni sempre disponibili dell'azienda. Il fatto che non ci sono notizie è anche un elemento positivo, proprio serve per capire un po' di che si sta parlando quell'azienda, qual è la storia, appunto chi sono i gestori, qual è appunto il tipo di diciamo, mondo all'interno del quale poi appunto questa azienda opera. Secondo aspetto, Invito sull'ultimo ad periodo. andare a fare un ordine sul sito internet, consegna in No, noi 48 abbiamo detto che tu adesso a ore. tutti i partecipanti per ringraziarli, diciamo, manderai direttamente a casa una cassetta di buon vino. No? Quindi se l'aspettano, adesso ti manderemo l'indirizzo, fai un po' tu. Poi invece, per quanto riguarda la votazione dell'ultimo periodo, abbiamo un po' toccato diversi temi. Qua emerge una cosa che dico io e magari ti chiedo solo un commento, che è un altro dei temi su cui battiamo sempre. Non è possibile attraverso un numero rappresentare l'azienda, no? Quindi lo score o il rating o quant'altro sono una mera indicazione. Che servono soprattutto per capire dove andare a fare ulteriori investigazioni, non certamente se, per decidere in maniera definitiva né se affidarla né se trattarla come affidabile o meno. In questo caso viene fuori un equilibrio economico e patrimoniale, diciamo buono, quindi con qualche punto d'attenzione che in qualche modo abbiamo toccato, Io però. avrei, cioè, è un'azienda che senza Italia Wine Brands, senza il gruppo, sicuramente farebbe, non dico fatica, però insomma c'è tanto da lavorare. Ok, quindi diciamo in qualche modo diciamo, le indicazioni che si possono avere sono corrette, qua si vede Alessandro. assolutamente. Quindi qua per esempio sulla parte patrimoniale dico sempre la valutazione si fa sempre su tre pilastri, mai soltanto su uno, sempre economico, patrimoniale e finanziario insieme, mai guardare soltanto un aspetto, però il patrimoniale sicuramente è un po' l'infrastruttura all'interno del quale si muove l'azienda, mostra che cosa, le cose che abbiamo detto, che comunque ha un indebitamento fisiologico e tra l'altro fa girare parecchio l'investimento e questi sono entrambi fattori positivi. La copertura delle mobilizzazioni diciamo, è un punto d'attenzione, ma semplicemente l'abbiamo spiegata in quell'altro modo, abbiamo spiegato Esattamente. c'è l'avviamento dentro e quindi in realtà se andiamo a scorporare tra virgolette la copertura degli investimenti effettuati in azienda, chiaramente questo dato sarebbe più che verde perché comunque l'azienda è ben patrimonializzata.
Dal punto di vista economico, l'unico vero punto di attenzione è appunto il fatto che il business in qualche modo ha raggiunto un livello di maturità che si porta da parecchi anni, nel senso che ha sempre viaggiato in intorno ai 100 milioni, quindi anche diciamo, il faccino giallo ci sta, nel senso, è un'azienda che non mi aspetto che cresca a tassi del 20%. Guarda Alessandro, di tutti quelli che leggo, l'unica vera cosa importante dell'azienda è quel meno 0,96. Esatto, infatti, da cui si porta dietro tutto. Esattamente. Ma tipo, la cosa sarebbe interessante, ma sarà un altro webinar, dire, cioè se l'azienda crescesse, no? Quanto dovrebbe crescere per mettere a posto tutto con questa struttura di costi fissi e ricavi? 5-10%? No, a me basterebbe che rimanesse intorno ai 95 milioni e... Oggi come l'abbiamo messa in sesta, un'azienda che è in grado di produrre reddito e di pagare molto agevolmente. Tra l'altro il break-even l'avevamo visto, secondo me adesso sto vedendo rapidamente, siamo con 95 milioni, sì, insomma sei proprio un po' al limite, tra l'altro il break-even l'avevamo però, visto. Se tu hai i costi fissi di produzione ancora 9, secondo me... Sì, infatti, ma infatti va leggermente corretta, però sulla base delle cose che abbiamo visto, diciamo, se nel 2017 è un break even sull'EBIT di 76 e mi torna. Ci sta. Volevo rapidamente ancora un commento sui punti di attenzione che sono venuti fuori, quindi questi sono un po' diciamo degli spunti per valutare. Questa scuola è il rating del medio credito centrale, viene considerato fascia 2 con APD è l'1.02%, vabbè, vuol dire quello che vuol dire. L'importante, secondo me, è questa parte di qua, no? Ed in particolare, il fatto che ci sono delle operazioni infragruppo sono di valore abbastanza contenuto, però chiaramente mi ricordo il fatto che l'azienda appartiene a un gruppo, ok? Che non è un dettaglio. E allora, l'unico elemento che mi torna... mi salta agli occhi, ripeto, ma che tu hai spiegato con la dinamica, diciamo, legata alla stagionalità, è proprio questo aspetto delle rimanenze, no? Cioè il fatto che l'EBITDA sul cash flow è l'EBITDA è due volte il cash flow operativo, no? E questo aspetto si presenta insieme al fatto che c'è una variazione delle rimanenze positiva per 2 milioni, no? Che probabilmente è esattamente la differenza che c'è l'EBITDA e il cash flow. Questo lo dico perché è uno di quei punti di attenzione che, come abbiamo detto prima, deve essere spiegato e può essere indicatore di diverse cose. Nel tuo caso è spiegato che appunto è legato alle dinamiche diciamo, alle politiche di magazzino. E, l'ultima cosa che volevo andare a vedere insieme a te, perché era un altro punto di attenzione della valutazione, è il cash flow. Che mostra fondamentalmente che c'è stata una riduzione di cassa semplicemente per un aspetto che secondo me è sempre positivo per le aziende, che è una riduzione dei debiti finanziari. Quindi andando a vedere rapidamente si vede che il cash flow del circolante operativo è positivo per 3 milioni e 6, non è un numero eccezionale ma comunque genera cassa, no? Ok? Yeah. Aggiungendo anche diciamo l'altro circolante cambia relativamente poco, dopodiché è un'azienda che continua a investire, ha investito nel 2017 quasi 1 milione di euro, corretto? Sì. In che cosa? Sono immobilizzazioni materiali, questo possiamo andare a vedere, ma non voglio prendere troppo tempo. Abbiamo comprato due presse per la Puglia, abbiamo... cose molto concrete, diciamo. Stiamo investendo molto sugli ERP. E comunque, esatto, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione finanziaria, quindi anche il rapporto con le banche, riduzione degli oneri, eccetera, comunque c'è stata una riduzione importante dei debiti finanziari per 7 milioni e 8. Chiaramente il complesso di tutti questi aspetti porta a una riduzione, no? Una variazione netta di cassa negativa, ma non legata al business, questo è importante perché abbiamo visto che comunque c'è una crescita operativa, ma legata al punto di secondo me, Alessandro, se posso, non un appunto, però da una visione incompleta della PFN, perché effettivamente la PFN si è ridotta di 2 milioni e mezzo rispetto tra nel 2017, cioè è passata da 30 e rotti a 27 e mezzo, mi sembra. Okay. Quindi
di nuovo. perché, però, cioè, ma lo vedi è questo valore di qua, no? Cassa. No, questa è la variazione della cassa, cioè quella che dicevi Ok. tu che c'è 1 milione di cassa attiva, però la PFN complessiva dell'azienda, se anche nel fonte impieghi, Sì, l'abbiamo vista prima, sì. e di fatto quello cosa ti dice? Ti dice che l'azienda al netto della cassa, della liquidità che è diminuita di 5 milioni e mezzo, ha comunque ridotto l'indebitamento a medio-lungo termine da 31 milioni a 23,7. No, 27, vedi, infatti per questo non ti seguivo Sì. bene. Vedi, vado da 30 a 26, quindi da 30 a 28, che Esattamente. si vede chiaramente che in realtà c'è stata una riduzione importante, cioè avete ripagato i mutui, cioè siete rientrati dai mutui, forse era un bullet, non so, l'avete. Abbiamo fatto un refinancing con BPM, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare da 35 milioni a luglio 2017 a tassi molto più convenienti e ottimizzando anche la Quindi posizione l'avete di spostato più a lungo termine e quindi chiaramente lo stock di indebitamento è inferiore. esattamente. Ok, bene. Questo è un altro aspetto che non Comunque veniva vedi fuori che dal così. 2015 la PFN si è progressivamente ridotta da Sì? 35 a 28. Questo Assolutamente. Ma infatti questa è la dinamica della PFN, quella è la dinamica proprio della variazione di cassa che secondo me fa vedere un elemento appunto importante sul 2017, cioè il fatto che si è ridotto l'indebitamento, no, di competenza di quell'anno di quei 7 milioni, che sono esattamente quelli che si vedono come che si calcolano come differenza tra questo importo, quindi finanziamenti a medio lungo termine 2016 e 2017, no? Però questo, cioè, secondo me queste riflessioni sono interessantissime e bisognerebbe farne tante e su casi reali dove ci deve essere sempre qualcuno dell'azienda, proprio esattamente come abbiamo fatto oggi, perché vengono fuori tutta una serie di riflessioni che consentono di sottolineare un aspetto importante, cioè la valutazione è un mestiere per esperti, no? È un esperti, per esperti non soltanto di numeri, di riclassificazione, di dati, no? Ma soprattutto di settore, di dinamiche legate proprio a specifiche realtà aziendali, no? E che non può essere, tutto questo non può essere in nessun modo inserito in una piattaforma, la piattaforma in qualche modo Però fa il guarda lavoro a che pubblico. Alessandro, guarda che la tua piattaforma, cioè, tu qua hai il quadro veramente di come si è mossa l'azienda. Assolutamente, è proprio quello che stavo dicendo, cioè la piattaforma ti mette a disposizione tutte le analisi corrette, uno strumento per azzerare i tempi di lavoro essendo sicuro che i risultati sono certi e corretti, no? Poi la valutazione sta alla persona. Con questa riclassificazione qua, tu vedi davvero come sono andati i ricavi negli ultimi 6 anni. Come è andata la marginalità? Se questa marginalità dell'azienda ha prodotto debiti, cioè un Esatto. aumento della PFN o una riduzione della PFN, o ha prodotto patrimonio, ha prodotto Patrimonio, ricchezza. assolutamente, assolutamente, assolutamente. E quindi, cioè, già questo, a prescindere dal settore, già questa riclassificazione qua, comprenderla a fondo ti dà veramente la chiave di lettura Lettura, assolutamente. della. Pier, abbiamo sforato il nostro tempo di 2 minuti e noi generalmente siamo puntualissimi. Io davvero ti ringrazio e ringrazio tutti i partecipanti che, come dicevamo prima, aspetta la tua cassa di vino, quindi ti manderò tutti gli indirizzi, sono circa 2005, quindi stai tranquillo. No, davvero ti ringrazio a L'entità nome del 2018 peggiorare allora. esattamente. Ti ringrazio a nome di tutti e do ovviamente l'appuntamento al prossimo incontro del programma di formazione, che come detto all'inizio sarà il 24 ottobre alle 9:15 con Stefano Carrara e sarà dedicato in modo più puntuale all'analisi del circolante e al rendiconto finanziario. Ringrazio ancora tutti e a prestissimo.